Che siano tinte, taglio, pedicura oppure un tatuaggio, questo è il periodo migliore. A partire da domani, per entrare dal parrucchiere al centro estetico, dal tatuatore, bisognerà esibire il Green Pass base, cioè quello che si ottiene tramite vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Abbiamo accolto con favore l'introduzione di questa misura da parte del governo come ulteriore tutela della salute degli operatori. Nostra, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti. Una misura che dovrebbe anche allontanare lo spettro di nuove chiusure. È soprattutto anche uno strumento per consentire l'operatività ed evitare nuove chiusure temporanee che hanno dato un forte scossone a tutto il comparto nel corso del 2020 e nel corso del 2021. L'obbligo di Green Pass per accedere ai servizi alla persona rimarrà in vigore fino al 31 marzo, data attuale di termine dello stato di emergenza sanitaria. A parrucchieri, estetiste e tatuatori il compito di verificare il possesso del Green Pass base. L'auspicio è quello che le autorità ci diano una buona mano nella battaglia contro gli abusivi, perché chiaramente qualcuno si rivolgerà a loro. È un problema che c'era in tempi non sospetti e quando tutto era normalità, adesso è sempre più accentuato. La normativa del settore non consente lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica a domicilio, se non per alcuni casi eccezionali che non riguardano certo, ovviamente, chi non ha ancora provveduto a vaccinarsi. L'invito è quello di vaccinarsi, o comunque di rivolgersi sempre a strutture ufficiali dove vengono fatte rispettare le norme di sicurezza. Noi dobbiamo mettere fine quanto prima a questa pandemia, dobbiamo scongiurare in ogni modo che ci siano nuovi lockdown. Le piccole aziende artigiane, che sono l'ossatura dell'economia della nostra provincia, non possono sostenere ulteriori misure restrittive.